quanto schifo! Benvenuti ragazzi, qui è Tolafra che vi parlo, oggi siamo qui con un nuovo video, siamo tornati con una nuova top 5 su Clash Royale. Top 5 votate interamente da voi, abbiamo raggiunto 2200 passavoti, troverete in descrizione il canale Telegram, se entrate potete in futuro votare tutte le volte che propongo un sondaggio per le prossime top 5. Seguitemi anche su Instagram che trovate anche questo social network in descrizione e possiamo partire col video. Ci tengo a precisare di nuovo che le votazioni sono fatte interamente da voi, quindi io non ho messo piede nelle vostre decisioni. Partiamo dalla quinta posizione e troviamo lo stregone di ghiaccio, carta leggendaria dal costo bassissimo ma dall'effetto davvero potente. Stregone che lancia le sue palle di ghiaccio praticamente e oltre a ferire riesce anche a ghiacciare gli avversari. Qual è il punto forte di questo stregone? Ovviamente il prezzo. Una carta così importante dal prezzo così basso è davvero davvero forte. A mio parere poteva superare anche andare oltre la quinta posizione di questa top 5, però voi l'avete scelta così e dunque ho deciso di lasciarla in quella posizione, sebbene sia una carta molto molto forte a mio avviso. Alla quarta posizione, con circa il 14% dei voti e praticamente a pari merito con la carta in terza posizione, troviamo gli sgherri. I tre sgherri sono una carta che costa poco ma al tempo stesso risulta molto molto importante e incisiva all'interno di un mazzo. Basta pensare che comunque siano una truppa volante, sono tre truppe, quindi ci mettono anche un po' di tempo ad essere abbattute e al tempo stesso fanno molto male, sebbene sembrano delle truppe piccole. Sappiamo tutti quanto l'orda di sgherri faccia male. Ok, tre sgherri sono sicuramente meno, ma hanno un costo basso e vi permettono di salvarvi un attimo il culo quando dovete intervenire in maniera molto rapida. Alla terza posizione, come ho già detto prima, uno scontro praticamente testa a testa contro la quarta posizione, con circa 300 voti raggiunti abbiamo la pioggia di frecce. Pioggia di frecce io la vedo come una carta molto molto utile. Io l'ho rimpiazzata con la scarica, però mi sono accorto che la pioggia di frecce risulta molto più, diciamo, incisiva in determinate situazioni. Innanzitutto il suo ampio raggio permette di abbattere numerosissime truppe, fa più danno di una normale scarica e quindi riesce a colpire e a buttare giù con un colpo solo anche gli sgherri e altre truppe che normalmente non andrebbero giù, e al tempo stesso ha un costo basso perché comunque 3 di elisir, capite bene che non è pochissimo, soprattutto nelle situazioni in cui dovete pararvi un attimo il sedere, ma al tempo stesso non è neanche tanto. Saliamo quindi sul secondo gradino del podio e troviamo una delle ultime carte inserite, un'altra leggendaria, stiamo parlando del minatore. Il minatore è questa carta che voi scegliete dove mandare, va sottoterra, si leva dal terreno come nel gioco acchiappa la talpa e inizia a colpire con la sua pala qualsiasi cosa le si pari davanti. È una carta molto forte, purtroppo non ce l'ho, di conseguenza vedete dai replay che non sono miei ma ho preso da TV Royale. Ovviamente non avendo la carta non potevo che fare così. Osservando questa carta mi sono accorto davvero della sua potenza, della sua forza all'interno di un mazzo, soprattutto quando l'avversario non si aspetta che voi sganciate quella truppa. È davvero velocissima, è davvero rapida a passare da una parte all'altra della mappa e al tempo stesso fa abbastanza danno e dà anche abbastanza vita. Quindi sono due, una combinazione, il basso prezzo, il diciamo medio-alto danno e anche la discreta vita fanno sì che questa carta diventi molto molto importante all'interno di un mazzo. Saliamo alla prima posizione, medaglia d'oro, podio, parte più alta del podio, quindi sulla vetta del podio, troviamo la principessa. Principessa votata da circa 400 persone, quindi si aggiudica un bel 18% del totale, davvero davvero tanto. Abbiamo questa truppa che ormai immagino conoscerete tutti, non è stata introdotta recentemente, quindi è una delle prime carte all'interno del gioco, una leggendaria che tutti vorrebbero trovare nel mazzo. Questa leggendaria che, a differenza del minatore, è proprio l'opposto: il minatore si avvicina il più possibile, la principessa mantiene una grande distanza dagli obiettivi, riesce a sparare senza essere colpita
partita, fa un danno, diciamo non è alto, ma al tempo stesso, se non si riesce a fermare, la sentite e sentite che a forza di colpi la vostra torre soffre notevolmente. Principessa, che è una carta che a me personalmente piace, piacerebbe trovare, purtroppo non ho nemmeno questa, quindi me ne rammarico. Al tempo stesso mi accorgo della grande importanza che possa avere all'interno di un qualsiasi deck. Il suo costo bassissimo, la possibilità che questa colpisca dalla distanza e anche il danno relativamente, diciamo, incisivo che riesce a fare, la rendono una carta, la prima carta all'interno di questa classifica. Ragazzi, da Tolafra è tutto, vi ricordo, seguitemi su Telegram, seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Vi invito a scrivermi delle nuove top 5 o delle considerazioni su questa top 5, se vi è piaciuta, se avreste cambiato qualcosa. Ci tengo a ribadire che le votazioni sono state fatte da voi, quindi se non siete d'accordo, evitate di, insultare chi ha fatto queste votazioni, chi ha partecipato al sondaggio, ma semplicemente partecipate anche voi al sondaggio per cambiare in un futuro le sorti delle prossime top 5. Da Tolafra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e bello. C'è il cavaliere, la lapide, il mortaio, la fornace e il fulmine. Erano le 5 carte. A queste 5 carte naturalmente ne ho aggiunte 3 a mio piacere. Ed ora possiamo andare con l'attacco. Troviamo una battaglia e speriamo in bene.